Cari amici, dopo lunga e penosa malattia, eccoci qua a voi, con le benedizioni del Santissimo Padre. Paprika, del Santissimo Paprika. Papa è la contrazione di Patris, no, Pater. Pater Patrum. Esatto, padre dei padri. Padre, infatti, si vede. Esatto. Vabbè, allora, a te la parola. Nel 1919. Nel percorso irto di ostacoli che tutti quanti dobbiamo attraversare diuturnamente. In questa valle di lacrime. Come giustamente diceva il grande poeta. Sì. E a un certo punto si ritorna a galla, si ritorna a vedere la luce del sole. Sì. Ecco, noi abbiamo fatto un percorso del genere, abbiamo dovuto affrontare tutta una serie di peripezie personali, sociali, diciamo di ambito, di ambiente, diciamo di contesto, per cui ci ritroviamo dopo, da luglio a oggi sono luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, quasi sei mesi in cui tutti giustamente ci reclamavano la nostra forte identità filosofico analitica, e quindi avevano bisogno di qualcuno che interpretasse i messaggi, gli aruspices, ecco, facciamo un po' come gli aruspices, che interpretano il colore del fegato, merda, il colore. No, del fegato della pecora, sì. Ecco. Così per capire bene com'è la questione. O per vedere il volo degli uccelli, esatto. Cosa che piace tanto ai preti. Ricordiamoci che Romolo e Remo hanno costruito Roma, le fondamenta, tracciato il solco con l'aratro. Ma il gladio cosa fa nel solco? Lo difende. Giustamente. Come diceva anche Mussolini, non ultimo. Appunto. Diceva una cosa giusta, esatto. Visto quello che stanno facendo a Gaza, che cercano di difendersi comunque dall'assalto del giudaismo mondialista. Certo, no. E quindi ecco, in questa traccia ideologica che diciamo ci contraddistingue, alla fine siamo riemersi a vedere la luce del sole e siamo qui a discutere di un argomento che è collaterale. Ma è molto importante, non di una derivata, è laterale, è una parallela, diciamo così. Sì, della società contemporanea e del controllo del potere da parte delle associazioni che noi conosciamo bene, con varie denominazioni, con varie terminologie, ma soprattutto con varie manifestazioni molto plasmate, molto come si dice, plastiche, ecco, che non vengono identificate molto spesso per quello che sono, ma in realtà sono solo una trasfigurazione di quella che noi conosciamo bene ormai da millenni. E quindi ecco, questo è il discorso. Noi ci ritroviamo quindi a dover affrontare continuamente questa rilettura attraverso questi nuovi occhi o occhiali, se preferisci, o microscopi, che permettono la identificazione dell'autore e la identificazione della motivazione dell'autore, per cui oggi tutti vanno sbraitando, per esempio, del mondialismo finanziario e farmaceutico e finanziario e quant'altro, quando in di realtà hanno preso atto mentre prima ancora non sapevano quando niente. In realtà questi personaggi che controllano da remoto, diciamo così, esistono da sempre, hanno sempre fatto i loro interessi, controllato il loro potere e soprattutto lo hanno nascosto sempre in maniera molto occulta a chi avrebbe avuto l'obbligo di intervenire. E invece, essendo stati comprati da loro già molte volte in passato, oggi non possono agire, come per esempio, per dire, una pedina di secondissimo grado, la signora Meloni. La signora Meloni deve ogni tanto fare una muina, no? Come diceva Franceschiello. Una ammuina. Ammuina. Franceschiello. Facite ammuina. Spostate la cosa di qua e la mettete di là.
le mettete quelle di là, le mettete di là, e di là le mettete sopra, e questo è tutto. Vabbè, allora ecco, quindi ci imbattiamo in percorsi, diciamo, poco esplorati da quelli che dicono che fanno, sono l'intelligenza di opposizione, perché ad esempio l'altro ieri ho incrociato un personaggio che io non conoscevo per niente, mentre Giorgio al solito lo conosceva perfettamente, un tizio che si chiamava Edward Lewis Bernays, il quale è un anticipatore, è l'inventore della società dei consumi, del marketing, e del marketing soprattutto, che per definizione è falso, che era doppiamente nipote da parte di padre, di madre, per attraverso un altro percorso, era doppiamente, perché questi signori doppiamente si uniscono tra di loro. Sì, bravo, è lì la differenza che volevo far notare, tutti e due sono figli di due cugini praticamente, perché la madre è la sorella del signor Freud e il padre è il fratello della moglie di Freud. Lo sapevi? Questo non lo sapevi? Sì, ma no, benedetti dal rabbino. Certo, certo. Appunto, prosegui. E allora questo signore, approfittando della discendenza diretta dal signor Freud, ha fatto una marea di cose. Ma era anche molto intelligente. Ma certo, non è che perché lui discendeva ha inventato il marketing. No. È lui che è stato uno dei più grandi esponenti. No, partendo dalle lucubrazioni sessuali. Partendo dalla visione psicologica che è alla base dell'analisi geopolitica di Freud. Infatti Freud scrisse poi un libro, perché Freud stesso si spaventò, certo, di quello che... No, il nipote ha fatto anche da insegnante a Freud, il quale Freud ha, diciamo, rimuginato di nuovo tutto il suo elaborato e lo ha riproposto in una maniera addirittura, come si dice, asincrona a quella del nipote, sì, che però in qualche modo riusciva a essere, diciamo, collaterale e a collaborare nel riconoscimento delle modalità della funzione del marketing, psicofilosofica del marketing. Un esempio attuale? Ah, la signora Ferragni. Diciamo, l'aspetto più deleterio, più... La bolla nella storia dell'umanità avviene un momento in cui la bolla scoppia. Certo. E questa bolla sta coinvolgendo anche Sua Santità, certo, perché a parte Ferragni, molta gente ha cominciato a aprire gli occhi, no? E aprendo gli occhi... Dell'invito che ha fatto in tantissime occasioni, dell'utilizzo della, sottomissione al diktat, all'input del Papa di vaccinarsi. Certo. Quello è stato una delle operazioni, ma adesso è sceso in campo a difesa dell'LGBT. Non solo, perché c'è stato un prete, che quando noi diciamo che i preti sono sempre coloro che tirano la corda per le trasformazioni in peggio della società, un prete che ha fatto un presepe in cui invece di mettere Cristo fra Giuseppe non voleva offendere nessuno. Sì, ci ha messo della serie Madonna. Siamo troppo buoni e non mettiamo né l'asinello né la vacca né il bambino. Ha messo due Madonne. E questo, tant'è vero che si dice che questo prete ha le Madonne. Capito? Molto bella. Allora, aspetta che voglio vedere se sta riprendendo bene. Vai, seguita. Allora, questa questione è piuttosto importante. Oh, non parlate male di Madonna, io faccio un macello. C'è qualcosa che mia moglie mi vuole dire. Non toccare l'argomento Gesù, Madonna, eccetera. Prendo un coso quello del gas, vado di là e do fuoco. No, ma l'argomento è tutt'altro. Ai libri, perché io lo faccio. L'argomento è tutt'altro. Ma pigliatela col prete che ha messo due Madonne, no? Non hai capito. Se continui ti faccio con l'argiafiamme, veramente gli do fuoco. Lo sai che sono capace di farlo. Sono un'altra detenzione. Non è l'argomento che dobbiamo affrontare. È lui che... Era lui
che da deve smettere, perché qui ci abito anche io. Sull'argomento televisivo c'è una persona che si sta disturbando adesso. Ah, è proprio... C'era... Però è molto televisivo, è molto televisivo, sì, molto come dice, impersonale. È un arcisempio delle quattro sorti. Allora... Molto sisci. Allora... Non ti soffocare. Perché... Allora... Scusa, che erano questi gli appunti? No. Questi. Allora... E chi so? Riprendiamo il discorso... Perché noi dobbiamo partire proprio da questa situazione. Essendo la televisione lo strumento finora idoneo per ampliare il lavaggio dei cervelli. Ma per il principio, che è un principio fondamentale, che è quello del re nudo, avviene un momento in cui la bolla scoppia. E sta scoppiando per molti, perché oggi quando noi ma soprattutto esplode in un posto, in un luogo, in un tempo, in un momento in cui nessuno se l'aspetta. Sempre, è sempre successo così. Ricordatevi bene che il principio fondamentale è quello del re nudo. Se non sapete cos'è, ve lo andate a vedere. E perché, tu hai detto giustamente, quando è che è uscito fuori il discorso del re nudo? Cosa avviene? Quando noi parliamo dell'esempio del re nudo, in una grande manifestazione il re va nudo perché gli hanno fatto credere che ha un vestito bellissimo e tutti i cittadini, tutti a dire che bello che sto vestito. Solo un bambino ingenuo e puro dice ma il re è nudo. Allora tutti capiscono che sono dei cazzari e dei coglioni. È il principio fondamentale. Noi abbiamo oggi la Ferragni che è nuda, che poi da nuda fa schifo. Poi abbiamo visto dei video della Ferragni al naturale, che non è quella che si vede in televisione, che è bionda, bella, tutta truccata, è tutt'altra cosa. La cosa ancora è posticcia, diciamo. La cosa ancora più interessante. La cosa ancora più interessante. Parla delle donne con rispetto. Che la Ferragni, c'è qualcuno della platea che ci disturba. La questione della Ferragni è ancora più interessante. Se un uomo parla in modo irrispettoso della donna, a livello del condizionamento psichico, che è successo questo, che la Ferragni si è presentata in televisione a chiedere scusa con un certo qual vestito, che era anche bello, no? E che sapeva molto del saio di San Francesco. Allora tutti a comprare quel vestito. Quindi c'è una manipolazione nella manipolazione. E nel momento in cui io chiedo scusa, c'è qualcuno che da di dietro dice sì sì, pentiti, capito? Il discorso è molto interessante perché si intreccia tutto. Allora ripartiamo un po' dall'inizio. E riparliamo dall'inizio. Ripartiamo da Edward Louis Bernays. Allora, la prima cosa che ha fatto Bernays... Oh, che cosa aveva fatto lui? No, qual è stata la più importante? Ne ha fatte tantissime. No, la più importante aver capito che le masse sono controllabili e gestibili in base a tutta una serie di parametri e di elementi. Sì, soprattutto quelli psicologici. Certo. Per cui il coinvolgimento delle masse è la massificazione delle idee. Esattamente, per cui tutto quello che tu puoi fare per convincere le masse, ovvero sia il popolo, la plebe, chiamali come vuoi, passa attraverso una manipolazione strettamente psicologica. Allora, l'amico Louis Bernays, morto all'età di 103 anni, 103, quasi 104, è stato uno che è andato gradualmente a scoprire tutti i vari aspetti della sua, diciamo, nuova disciplina, e è partita, diciamo, con
realizzare delle campagne di marketing per qual è la più importante? Quella della sigaretta. Oh! Quella delle sigarette alle donne, che ha fatto passare come emancipazione delle donne, quando invece era una esibizione maschilista del potere, anche quello. Oh. No, no, al contrario. Qual è stato il risultato importante? Attraverso quell'operazione, che è un'operazione strettamente psicologica, che cosa è nato? Il movimento femminista. Certo, le suffragette. Le suffragette, che no, già esiste, le suffragette, quelle già esistevano a partire dal 1908 in Inghilterra, certo, con le lotte sociali. Quello era vero, quello era vero. Lotte sociale vera, infatti. Mentre adesso abbiamo avuto... nel 1912 questa, diciamo, revanche del mondo femminile nei confronti degli uomini torna negli Stati Uniti, che, da cui era partito il concetto, e viene utilizzato semplicemente per fare marketing. Esatto, utilizzato per le sigarette e per tanti altri motivi di vario genere che in questo momento mi sfuggono. Esattamente, ma questa è l'operazione fondamentale, ovvero sia la negazione, attenzione qui, i passaggi sono importantissimi, la negazione, no, dell'autentica lotta, rivendicazione della parità tra i sessi, che era quella delle suffragette, viene superata, stravolta, per cui non c'è più quella rivendicazione, e la rivendicazione si esaurisce della donna oggetto, la donna da coscienza di parte del tutto moralmente condivisibile, certo, e accettabile, certo, diventa consumismo, esatto, diventa capitalismo consumista, per cui la base del capitalismo consumista. Benissimo, per cui oggi qualsiasi rivendicazione femminista, e le vediamo, la Ferragni è emblematica, tutti i giorni, è intrinsecamente collegata col consumo, ovvero sia con il marketing. Non c'è nulla che è più spurio. Tra l'altro, il movimento femminista, che noi abbiamo conosciuto per lunghi anni, quando le donne sfilavano dicendo la mia e la gestisco io, esattamente, che non significa un cazzo, al massimo ti può servire per tagliarti i peli, ma allora tremate le streghe sono tornate, non a caso uno dei motivi, diciamo, di fondo che appunto Bernays utilizzava per convincere le masse femministe era addirittura che, siccome, andando a rincorrere il concetto di Freud, che le donne sono invidiose del pene maschile, sì, la sigaretta rappresentava il pene maschile da utilizzare quando esattamente. Allucinante la cosa del non genere. È allucinante, è tipico della manipolazione. Siccome noi stiamo facendo un video per dire attenzione, che dietro a tante operazioni che sembrano operazioni di liberazione, in realtà lo scopo è quello... è coercitivo. Così come oggi, dal momento in cui in Vaticano il potere è stato preso dalla lobby omosessuale, che non è che prima non ci fosse, intendiamoci, che l'educazione, attenzione, l'educazione nei seminari, noi ne sappiamo qualcosa perché oggi qualcuno di questi poveri ragazzi si è ribellato, ma nel 1500, nel 1400, nel 1600 che cosa succedeva? Come ha capito un mio giovane amico, e me l'ha riferito l'altro giorno, la pederastia serve per far rimanere bambini le persone colpite. È una operazione di violento infantilismo. Questa è la ragione per cui buona parte dei preti educati secondo i criteri, no, di questi luoghi di studio e di profonda meditazione, tenebrosi, sì, certo, molto tenebrosi, ma tra l'altro molto occulti. Tra l'altro, vedete che parlando con gli amici che ci stanno a sentire, escono fuori tanti retroscena.
Uno di questi, ed è veramente interessante, è che quando nel Parlamento italiano si discuteva sulla nazionalizzazione dei conventi, siamo nel 1880, che va nel, insomma, nel, dal 1869-80, il buon Don Bosco, che faceva a Torino, tanto bene per i bambini, a Torino, esattamente, ha mandato una marea di maledizioni alla famiglia reale. E queste maledizioni maledette a lui non gli sono arrivate. Gli sono arrivate, sì. Nel giro di pochi anni sono morti molti parenti del re, di Vittorio Emanuele II. Quindi questo per dire che questi santoni, passati per bravissime persone, in realtà sono degli stregoni, capito? Degli stregoni che non esitano di fronte alle maledizioni. Adesso è successo questo fatto che qui voglio ripetere perché è indicativo, cioè per chi crede alle maledizioni, no, a parte quello, ma perché ci vogliamo soffermare un momento sul fatto che c'è questo prete che ha messo due Madonne? Si è messo due Madonne al posto della Madonna e San Giuseppe. È chiaro che ha avuto l'autorizzazione del vescovo, sennò questi non si possono muovere. Quindi è un'operazione, ricordiamocela bene, che parte sempre dai gesuiti. Prosegui tu. Allora, per tornare al discorso, diciamo, il filo conduttore che è questo Edward Louis Bernays. Cos'è l'altra cosa più importante che ha fatto? Allora, a un certo punto, quando ha visto che la cosa funzionava, ha detto, ma allora perché non la sfruttiamo in grande, in maniera populistica, in maniera politica? Esatto. E quindi ha detto, cominciamo a fare campagne politiche. E quindi molti dei perché lui nel frattempo è diventato anche famoso, oltre ad aver scritto vari libri, il cui più importante era il libro che si chiama Propaganda, il termine tra l'altro anche, diciamo, ripreso varie volte nel corso dei secoli, ma partendo dal concetto di propalare, diciamo ampliare la cerchia in cui si gioca. E quindi lui aveva capito bene la potenzialità del potere, diciamo, coercitivo, del convincimento indotto da parte del marketing, di quello che poi è stato chiamato marketing. In quel momento si va semplicemente, la parola... Era un binomio. Il marketing è la istituzionalizzazione di questo criterio di convincimento. Gli studiosi di marketing... E lui nel corso degli anni, poi a partire dal 1925-26, ha cominciato a operare a livello nazionale e plurinazionale degli Stati Uniti, con cui ha messo a punto tutta una serie di punti chiave della modalità di asservimento del cervello e dell'opinione pubblica come massa della psiche, di cervelli. Prima del cervello, della psiche. Della psiche delle masse. Per cui lui è stato il grande elettore di almeno 5-6 presidenti, fra cui anche Roosevelt due o tre volte. Esattamente. Tre volte. Roosevelt è stato eletto tre volte. No, come il signor principe reale Giorgio Napolitano, che è stato eletto due volte, quando in Costituzione è espressamente e chiaramente non scritto in Costituzione, ma nei verbali della Commissione del Costituente è scritto che nessuno può essere eletto oltre i 7 anni. È chiaro. Tant'è vero che è stata votata questa mozione. Tant'è vero che, contrariamente ai presidenti degli Stati Uniti, che viene eletto e che dura 5 anni e può essere rieletto due volte. Può essere rieletto perché sono 4 anni. Quattro anni. Questa elezione voluta dalla Costituente a 7, proprio per
Evitare che ci fosse il vuoto legislativo, per giuridico. Per evitare la doppia elezione. Sì. Quindi anche lì hanno fatto un'operazione che noi abbiamo ampiamente denunciato nel silenzio generale dei media. Abbiamo denunciato tutti i Presidenti della Repubblica, quindi non ce ne siamo fatti scampare nessuno. Certo. Nel senso che noi sappiamo bene che cosa gira sotto questa scena sceneggiata. Le nostre denunce sono uno peggio dell'altro. Sì, sì. Anche il signor Pertini, che viene tanto decantato, non ne parliamo, non ma l'abbiamo detto tante volte, è inutile andare a rievocare cose che ormai sono note ben o quantomeno dovrebbero essere note. Un altro esempio che voglio ricordare, perché è importantissimo, un altro esempio del Renudo è avvenuto con il 29, perché la crisi borsistica del 29 è la proiezione, è la conclusione di un'operazione psicologica portata avanti da loro signori nel solco del pensiero di Bernays, il quale a un bel momento ha talmente convinto, ovviamente non tutti, perché non tutti gli americani giocavano in borsa, ma talmente convinto moltissime persone che queste sono andate a investire a vuoto. Per cui nel momento in cui c'è stato il crollo hanno avuto il panico e dal panico è successo quello che è successo. Da cui il secondo conflitto mondiale, ricordiamocelo bene. Questo è un altro punto di verità. Uno dei punti importanti, incredibile a dirsi, incredibile a sapersi, che ha sviluppato come teorema e concetto, diciamo, di base su cui costruire poi tutta una serie di costruzioni successive, è stato il fatto che è andato in vigore a partire dal 1932, a seguito poi di tutte le vicende che sono accadute dal 29 al 32 con tutti i casini e anche le elezioni del presidente Roosevelt per la prima volta, che ha portato come piano di risanamento dello Stato e dell'economia privata il cosiddetto New Deal, che però era l'integrazione di una serie di pensieri utilizzati per il controllo del pensiero delle masse da parte degli Bernays. Certamente. E quindi poi ci ha avuto dei risvolti, non è stata una cosa semplicemente, diciamo, elettorale, cioè una fase di marketing utilizzata a scopo elettorale, no, è stata anche a scopo addirittura di proiezione filosofica storica. Non solo, ma a tutt'oggi i propagatori del mito statunitense ancora elogiano il New Deal, certo, come se fosse un pensiero spontaneo di brave persone. Quando il New Deal è stato, diciamo, ordinato e commissionato dal signor Roosevelt e tutta la sua compagnia cantante, a seguito dei risultati che aveva avuto il fascismo e il nazionalsocialismo. E lì c'è stato oltretutto una copiatura, certo. Ma quello è l'unico aspetto positivo, certo. Il resto era tutto manipolazione. Certo, certo. Allora, per concludere, io vorrei leggere una frase qui da questo bellissimo libro che mi è piaciuta e per far capire ulteriormente in quale ambito noi ci troviamo, e che riguarda il potere della televisione, da cui il potere dei vari Ferragni. La televisione è di internet oramai, è di internet, social network. L'internet è importante perché inizialmente era stato un'espressione di libertà. Tutti andavano dicendo internet è la rivoluzione della comunicazione perché permette la comunicazione bionivoca, cioè in un senso e nell'altro, quindi cioè non c'è più un rapporto di sudditanza. E invece con queste nuove regole che hanno fatto di oscuramento dei siti web, eccetera, delle chiusure, delle eliminazioni, dei boicottaggi, eccetera, in questo caso di nuovo diventa unidirezionale, per cui la gente riceve un messaggio fortissimo credendo che fosse un messaggio alternativo libero, libero. È esattamente quello che è successo
quando è nato un pensiero cristiano alternativo. Esattamente, quando, bravo, bravo. Quando è nata la riforma, come ha reagito Santa Madre Chiesa? Siamo tutti uguali. Bruciando vivi le persone. Certo. Quindi il discorso è sempre quello. Se bruciando vuoi... la biblioteca di Alessandria. Vabbè, poi certo. No, è anche quello. Certo. Perdere a l'identità, perdere la derivazione. Noi oggi siamo di fronte all'uomo liquido, come ho preannunciato, esatto, avremmo fatto questa puntata di questo video, chiamandolo l'uomo liquido e la pubblicità e la società amorfa. Questo è il titolo di questo video. Va oggi. Bene, allora... E quello per dire che c'è in corso oramai da un secolo a questa parte, in maniera massiccia, il controllo dell'informazione telematica, quando, a partire dal telegrafo per poi arrivare al momento attuale. E certamente, ma questo è naturale, perché ai tempi in cui è nato il telegrafo, il pensiero religioso alternativo nell'ambito del cristianesimo, certo. Parliamo ovviamente dei protestanti. Sì, no, ma parliamo pure della Chiesa sociale, della Chiesa, la cosa sì. sociale della Chiesa, non viene la parola. Vabbè, nemmeno a me. Chi era? Pio IX che ha fatto l'enciclica, o era Leone XIII, non mi ricordo più adesso, il momento d'amnesia. Non me lo ricordo nemmeno io. Però tu la funzione parlando. Sociale della Chiesa. Tu stai parlando della lotta intestina con i modernisti. E certo! Quando sono nati i modernisti c'è stato il contromodernismo, certo. che coincide con la santificazione di Pio X, certo. il Papa Buono. Certo, certo. Allora, sentite a conclusione di questo discorso quello che è scritto in questo testo, a mio avviso, fondamentale. Questo enorme potere semplificatore della televisione non si sarebbe dato se a monte non ci fosse stato un lungo processo storico che si usa chiamare secolarizzazione, una secolarizzazione congiunta alla democratizzazione e alla razionalizzazione della società. Il discorso è molto lungo e dura una trentina di pagine, ma il punto cardine è questo: come reagisce il potere di fronte a questo processo che è quello di secolarizzazione, democratizzazione, razionalizzazione della società, facendo credere al popolo di essere libero, in realtà è coercizzato. Basta, esatto. vedere appunto quello che succede con l'uomo liquido, come abbiamo detto in varie occasioni, in varie puntate di video che abbiamo fatto l'uomo libero di liquido di Bauman. E certo, perché così è assolutamente senza radici, senza identità, senza identità sessuale, a proposito di Freud e compagnia bella, di Jung eccetera, e tutti gli altri, ma soprattutto è senza identità collettiva, perché non c'è più neppure un rapporto storico. Noi quando confutiamo la storia, la confutiamo da un punto di vista analitico, non pregiudiziale, non di parte. No, perché quelli sono contro di noi e noi siamo contro di loro a prescindere. No, entriamo nel merito e non è tutto nero quello che viene proposto da controllo. Questo bisogna evidenziare. Cioè quello che propongono anche i gesuiti, per dire che sono i nostri peggiori antagonisti e nemici, però anche loro sotto certi profili alcuni argomenti li azzeccano e li trovano e li portano a avere quella valenza che neanche avevano preventivato inizialmente. Certo. E che quindi gli si ritorce contro. Questo è lo spirito del gesuitismo. Perché la verità non è mai una, non è mai esclusiva, non è mai di parte, è sempre multifunzione, multietnica, multipolare e così via. Quindi quando noi analizziamo un tema, lo analizziamo per cercare di dare un aspetto quanto più concreto e solido possibile. E non e nella di parte. Concretezza vogliamo concludere questo discorso, diciamo che noi vogliamo essere concreti e contro la società libera noi ovviamente riaffermiamo non siamo per il buonismo a tutti i costi. Ma è falso il buonismo, è sempre falso. Esatto,
siamo per la verità nuda e cruda, e la verità nuda e cruda è dura, è indigesta, non la vuole mai nessuno, la verità. Come anche quelli che secondo loro, che vogliono, dicono che seguono i nostri dettagli, anche loro quando vengono posti di fronte a una scelta fra la verità e una pessima bugia, molto spesso preferiscono la bugia a una cruda e reale verità. Infatti quello verità. Che succede qui, stanno massacrando un'intera popolazione e nessuno dice niente. C'è scritto anche qui, questo libro. Dove sta l'ONU? Dove stanno le istituzioni mondialiste? Quelle che rompono il cazzo al primo movimento? Dove stanno quelli che raccolgono i poveri naufraghi? Capito? Che devono servire, portati in Italia, perché devono servire per la, per la diffusione della droga, per lavorare sottopagati nell'interesse di Aguzzini sul tipo di quello che è stato eletto al Parlamento italiano. Queste sono le allora cose. Una delle prime operazioni che fece Edward Luis non so che dici Edward Luis Bernays è stato a lavorare per conto della società multinazionale delle banane, sì, esatto, che esatto. Gli ha fatto fare il colpo di stato in Guatemala contro un povero disgraziato di professore che era socialista vero e non c'era nessun contatto e voleva con liberare il popolo guatemalteco dalla oppressione delle multinazionali delle banane, in particolare quella della Fruit, mi ricordo, Fruit. Sì, certo. E questo per dire, insomma. E quanti l'hanno ammazzato? Fanno fare i colpi di Stato, le compagnie americane private fanno fare i colpi di Stato in Centro America. Esattamente. Oppure dicono che fa quello è il cattivo del momento, della situazione, come anche i giapponesi. Quando arrivarono a Pearl Harbor erano già 15 giorni che l'ambasciata giapponese, cioè americana in Giappone, sapeva benissimo che la flotta nipponica stava andando tutti quanti a convergere. E loro hanno fatto scappare le navi più importanti da Pearl Harbor. Poi non solo. E quello è il cattivo, cazzo, l'hai stato te. Non dicono mai perché entrano in guerra. Hanno condannato i due comandanti della base di Pearl Harbor perché poveretti erano stati tenuti all'oscuro e non potevano fare niente. Vabbè, dai. La verità è talmente controcorrente, talmente controcorrente che la gente quando a me è successo così un 30-40 anni fa, un giorno ho detto, all'improvviso ho avuto una specie di trascendenza, come se avessi avuto un'illuminazione, ma una specie di conversione. Miracolo! Mi sono reso conto, coordinando tutta una serie di elementi, ho detto, ma qua non è vero un cazzo di niente, cioè devo rivedere tutto, è stato un trasporto, un ictus proprio, cioè qualcosa di come... una cosa sessuale quasi, direi, no? Certo, cioè, il sesso è importantissimo, è stata nel sesso la psiche è fondamentale, è stato veramente un raggiungimento di questo apice, di questo acne, ecco, non mi quindi dire. Tant'è vero che l'elevazione, ovvero sia l'erezione avviene solo con la partecipazione psichica, se no nessuna erezione, chiaro. E quindi ecco, questo per dire che quando uno entra nel dettaglio, nelle informazioni storiche, a un certo punto dice, ma dove sta la verità? Dove sta la maggior parte, di maggior peso della verità? Esatto. Perché è difficile riuscire a distinguere, no? Anche Hitler, per esempio, aveva chiesto la tregua, esatto. la pace, no? Aveva chiesto... 42 volte. 42 volte. 40, sì. Perché Mussolini non mandava in giro quelli dei servizi segreti, dei capitani dei servizi segreti a Casablanca, Gibilterra, a Lisbona e poi a Malta. Alla fine, dopo quando ormai erano, era inutile fare richiedere la pace, a quel punto l'hanno concessa e hanno fatto la resa incondizionata.
certo. No, ma erano già due anni che anche Mussolini chiedeva di poter cominciare a trattare, a fare una trattativa separata rispetto alla Germania. Quindi tutte queste cose le possiamo concludere con una notizia molto importante che riguarda sempre Chiara Ferragni, la quale è stata accusata da Vanna Marchi. Da che predica arriva al pulpito? Da che pulpito arriva il la predica? Giustamente. Cari amici, vi salutiamo. Sempre so long. Sempre. Laudetur Priapus. Priapus. Aspetta un attimo qua. Eravamo stravaccati.